sono Porfiri Maria Antonietta, lavoro nel, un asilo nido pubblico e in questo momento sto vivendo un grande disagio perché non riesco ad interagire sul mio posto di lavoro nel modo migliore. Il servizio è un servizio educativo e l'utenza è utenza dei bimbi piccoli e che hanno bisogno delle mie cure e delle mie attenzioni. Molto spesso ci troviamo in situazioni di disagio perché non viene rispettato il nostro rapporto con i bambini e non vengono inviate il personale precario. Non perché noi siamo delle assenteiste, come ci è stato detto, ma perché gli asili hanno una grave carenza di personale e non rispettando il rapporto di 1-6 noi facciamo solo un lavoro di guardiania. I nidi diventano nidi pollaio, per cui questo per noi è un grosso dispiacere, soprattutto per me. L'amministrazione in questo senso non sta facendo niente, col contratto decentrato ci penalizza. Ci ha trattato ultimamente con il referendum della vittoria del no come delle persone, non come dipendenti, ma come sudditi, maltrattate, buttate nei servizi senza bambini oppure accatastate nei municipi. Questo non ce lo meritiamo. Abbiamo lavorato bene, siamo stati l'esempio e l'orgoglio delle amministrazioni. Tutto questo dopo 39 anni di servizio non lo accettiamo più e questa giunta non è in grado di gestire i servizi educativi, non se ne fa baluardo sulla pelle delle persone che hanno messo di loro non solo il lavoro ma anche il loro tempo, quello che non il loro tempo, quello al di fuori anche del tempo lavorativo.